Buongiorno a tutti, oggi è venerdì 21 agosto e parliamo di analisi ciclica evoluta su Dax e FuzziNib. Ricordiamoci che ci sono le scadenze, ricordiamoci che è venerdì e quindi possono fare veramente di tutto, ok? Iniziamo con le riflessioni più semplici in assoluto. Il quinto T-3 può essere chiuso ed essere ribassista su questo minimo qua a 26 barre. ok? Per cui da qui, da questo punto, può essere nato il sesto T-3. A questo punto possiamo già avere comunque un nuovo ciclo, eventualmente già ribassista. Ok, per cui attenzione perché in sostanza, come continuo a dire da tempo, siamo in chiusura di T4 e quindi si rischia solo sempre di più di vedere aggiornamento dei minimi e collassamento della struttura stessa. Questo in sintesi è ciò che vedremo nei, nei prossimi giorni, piano piano, alternati a tentativi di risalita eh, per partenze di T settimanali, di T più 1 e tutto quello che volete. Ma nella realtà dei fatti, attenzione perché, come detto, eh, come scritto ieri negli aggiornamenti, poteva avere senso sempre andare a shortare i top che venivano fatti e infatti. Shortando da questa parte qua, oltretutto con l'ausilio della media mobile a 50 periodi che fa da resistenza, ci si sarebbe portati a casa un bel trade short. Ok, questo per quanto riguarda sia FUTSIMIB che anche DAX. In questo caso, anche qui in quest'area qua potrebbe essersi già chiuso eventualmente il quinto T-3, questa volta non ribassista, ma eh, facente parte eh, della spinta che c'è. Per la partenza del secondo T-1, eventuale dopo un primo T-1, ok, ma la sostanza non cambia, siamo in death cross e qui si può andare a shortare eventualmente se si tornerà eh, nei pressi della media mobile a 50 periodi. Questo va sempre fatto eh, con tecniche di mind management, quindi non sto a raccontarvi tutto, tanto anche Future non è che siano particolarmente ampie, siamo a più 10 su Italy, figuriamoci eh, più basso rispetto ai più 36 della Germania, quindi di nuovo gatta cicova. Però sappiate che se non deve chiudere quinto T-3 dopo la partenza del sesto, può avere senso, soprattutto se vicino appunto a resistenze ostatiche, oppure date da medie mobili da eh, Kumo e quant'altro, valutare sempre operazioni short, anche perché qui dopo la spinta per la partenza del stesso T-3 potremmo eventualmente ritornare a collassare perché tutto si sta vincolando a ribasso per la chiusura del, eccolo qua, nostro t T più 1 ed eventualmente, più andremo verso il basso, più andremo verso questo livello, e più andremo a vincolarci a ribasso e vincolare tutto il resto del T più 2 a ribasso per la chiusura del T più 4. Vi ringrazio per l'ascolto e se volete una splendida giornata, investite su voi stessi e sulla vostra formazione, viceversa, continuate a fare polemica inutile perché non capite cosa sto dicendo. Buona giornata a tutti!